Salve a tutti ragazzi e bentornati su questo server 2 con una persona del quale non sappiamo il nome. E la storia inizia, vabbè, avete sicuramente già visto il mio gameplay. Oggi giocheremo insieme a Redez e proveremo ad andare avanti, perché il mio gameplay era con il gamepad e non sa da fare, veramente non sa da fare su Hatred. Allora, il mouse e tastiera sarà tutto più bello. Lui è Hatred, un personaggio che era... a cui hanno rubato un cappello rosso e lui in giro a ritrovarlo. L'hai ammazzato, basta. Allora, no, allora, ci sono le esecuzioni. Cioè, io così gli do il calcio e poi gli faccio l'esecuzione. L'esecuzione ti aiuta a refullare diverse... Ma quindi poi arrivano gli sbirri? Sì, adesso è un parco giochi. Ma tra un po'... Simpatico il calcio volante, mi piace. È bello pure il fatto che... Vieni qua, troio. FPV e poi passi in third person. Perché non puoi sparare? No, no, puoi sparare. Non stai sparando. Non sto sparando perché qua bisogna... bisogna tenere le munizioni. Perché bisogna tenere le munizioni? Quando arriva la polizia lo vedi. Io adesso sto cercando di tenere un basso profilo perché io so cosa succede quando arrivano. Alla! Così. Le esecuzioni. A volte c'è l'animazione, a volte no, si vede da lontano in maniera molto indolore, molto veloce. Quando non c'è gente, credo si vada in prima persona. Basta, tutto qua. No, la nostra missione è uccidere una Madonna che lì. Quindi in realtà devi uccidere più persone possibili. Sì, 40 e rotte persone dobbiamo uccidere in questa prima fase. Possiamo anche prendere l'auto? Ah sì? Sì. Possiamo guidare? Sì. Però mi sa che quest'auto in particolare no. Sparagli. Ma cazzo. Avessi preso mezza volta, l'avessi preso. Catch the first human shield. Ok, vedi. Prende l'auto degli sbirri. Se entri dal lato passeggero però non credo. Ah no, ti fa guida pure da... Beh. E adesso possiamo collezionare morte anche a bordo della vettura. Carroia. Certo che se fai così la vettura esplode. La vettura si è ridotta un po' male, ma non è un problema. Noi adesso facciamo tutto quello che è il nostro potere per schiaffare sotto gente. Come vedete, Sinergo riesce a mettere sotto una quantità impressionante di persone. Guarda che non è facile, quando giocherai capirai il problema. Ma sai, questo gioco secondo me è la perversione ultima, è veramente figo. È molto bello. Mi piace, cioè mi vergogno un po' di... Dicevo, mi vergogno un po' a dirlo, ma è... credo che sia una delle cose più... È praticamente postal, ma più serioso. Oh, mamma, guarda quanta gente sta a scappare. Devo assolutamente fare le esecuzioni. Ma la smetti? Devi fare le esecuzioni, perché sennò non ti ridai i colpi, non ti ridai un cazzo se non fai le esecuzioni. Ma non è vero. Dove stava? Caputtana, vuoi ascoltarmi? Io ci ho già giocato. Stava scritto che no, stava scritto che potevi morire cose, capito? Ah. Qua non si spara. Orca di una zoccola. Quindi sparano, no, sparano pure i passanti praticamente. Poi trovi quelli che fanno rambo dei miei stivali. E la tua energia è quella sotto, ti stanno sparando forte. Puoi cambiare arma, come si switcha? Guarda, è veramente difficile. Respawn point. Quindi se è, respawni lì. Sì. Cioè non lo so, non sono mai arrivato qui perché con il gamepad puoi ben capire che ho preso. No, è impossibile. Spacchi pure i muri addirittura. Guardate la freddezza di Sinergo. Vabbè ragazzi, io mi sto il fucile a pompa è l'arma definitiva qui. Infatti adesso ti faccio vedere quanto è bellino. 6 colpi c'hai di fucile a pompa. Purtroppo non è molto... Siamo entrati in casa di qualcuno. Ci stiamo nascondendo dalle forze dell'ordine. Qui non c'è che niente. Potrebbero fare irruzione. Io spero che facciano irruzione dal garage, così faccio saltare in aria sta roba. Ah, quello esplode, tutte le cose rosse, sì, esplodono. E tra l'altro l'esplosione si chiama... Aspetta che... Minchia, ma quanti ne sono? Mi stanno sparando, lo sai?
Ma via, via! Cioè, nella modalità storia non c'è un livello di difficoltà. Credo di no, cioè penso che progredisca con il passare del tempo. Cioè più giochi più aumenta il livello di difficoltà. Ah, quindi noi adesso siamo già ancora easy. Non lo so, questo gioco non è facile, è uno dei giochi più difficili in natura. Vabbè, deve uccidere un sacco di gente, quindi è normale che debba essere un minimo. No, ma l'hanno resa complicata la faccenda, non è così facile, eh. Non è che stanno lì come le paperelle. A parte che pure i civili rompono i maroni, ma... Ah, stanno dicendo che devono andare in una stazione di polizia. Ma sì, chi è tutta quella gente lì? Probabilmente si sono imbarricati per colpa mia. Però adesso vedremo di... Ma scusa, entra dentro. Come guidi tu nessuno mai. Allora adesso facciamo giocare pure Redez appena io... No, faccio il prossimo gameplay. Appena io muoio e vi faccio vedere quanto dura Redez. Facciamo il prossimo, fai il prossimo gameplay. Tu sei lento a ammazzare la gente. Se è una cosa che ho visto non l'hai ucciso. Però wow. È idiota quello, ripassa guarda la macchina come zompa. Sta zompando la macchina. C'è qualcuno dentro che sta facendo... No, è la macchina degli ispanici che... Sozze, secondo me. Non muore? Non è morto. Oh. Attenzione, sta merda, per merda! Morire. Sta per morire. Ma si recupera l'energia. Cazzo. No? Aspetta. Oh! Via! Devo scappare. Energia, si recupera. Non lo so! Ma se non sei tu che ci hai giocato, io non lo so. Non ci sono mai arrivato a essere rosso e a farla franca, capisci? Ah, quindi quando sei rosso... Ci fai franca. Allora aspetta. Ha preso in pieno volto. Sembra Maria. Madonna. No! Volevo fare l'esecuzione, invece gli ho dato un calcio in faccia. Se avessi fatto un'esecuzione avrei recuperato un po' di vita probabilmente. Va bene, vuoi provare? Vuoi ricominciare da capo? Forse è meglio. No, lo so, 9 minuti. 9 minuti no, però non lo so, sì, no, forse, non lo so. Vabbè, il prossimo episodio lo faccio io.